sportivi, bentornati a questa edizione straordinaria dell'Abruzzo del Pallone. Come saprete c'è stato un turno posticipato integralmente del campionato di eccellenza, anche perché l'Abruzzo, comunque complimenti ai ragazzi di Cialini, doveva disputare la UEFA Regions Cup, conclusasi con un secondo posto onorevole. Comunque la formazione abruzzese non ha perso neanche un incontro, due pareggi, la vittoria finale. È stata comunque un'esperienza positiva nel complesso, queste le parole anche del responsabile Valerio Memmo. Ma torniamo e tuffiamoci in questa giornata che ha detto tanto, perché il San Nicolò è stato fermato a Guardia Grele, ben quattro formazioni ne hanno approfittato, ma parleremo di tutto ciò, anche della zona bassa della classifica, sempre in compagnia della nostra Roberta. Ciao Roberta, bentornata. Tantissimi colpi di scena, insomma imperdibile questa puntata, buonasera. Indubbiamente una puntata tutta da seguire, anche perché è una puntata tipica. Non abbiamo ospiti di formazioni calcistiche, ma abbiamo i nostri due giornalisti di riferimento. Innanzitutto il responsabile dello sport di TVC, Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao Gianni, buonasera a tutti. Che questa sera sarà l'opinionista, non il conduttore, quindi lo ritroveremo in quella veste che, insomma, nella quale abbiamo visto Andrea in tantissime altre circostanze in passato. E anche alla sua destra c'è un altro giornalista che per noi è un punto di riferimento. Anche oggi una bella trasferta per lui, ci parlerà del suo incontro e non solo, farà il punto insieme ad Andrea di questo campionato. Luca Cilli, ciao Luca. Ciao Gianni, buonasera. Allora andiamo a vedere subito i risultati con Roberta, così li commentiamo. Roberta. Esatto, vediamo tutti i numeri di giornata. Casalincontrada Alba Adriatica 1-3, Castellisangro Pineto 0-1, Colonia Paese Angizia Luco 2-0, Francavilla Rosetana 2-1, Guardia Grelle San Nicolò 1-1, Martin Sicuro Virtus Cupello 2-2, Montesilvano Mosciano 3-1, Morodoro Montorio 0-2, Spallanciano Sporting Scalo 3-3. La classifica guidata ancora dal San Nicolò quota 20 punti, Alba Adriatica, Francavilla, Colonia Paese e Pineto 18, Mosciano 16, Guardia Grelle, Montesilvano e Montorio 15, Spallanciano 12, Angizia Lucco, Casalincontrada, Rosetana 9, Castellisangro, Martin Sicuro e Sporting Scalo 7, Virtus Cupello 6, Morodoro 1. Con Andrea subito il punto di questa giornata, che ha visto questo compattamento in alto, come vediamo anche qui dalla classifica nella zona sinistra. Andrea. Ma innanzitutto un dato rilevante mi sembrano le 28 marcature, quindi una media di quasi 3 gol, di più di 3 gol a partita, 28 gol in 9 partite. E già questo è un dato rilevante. Poi hai detto tu questo compattamento nella parte alta della classifica, di una classifica che forse possiamo già cominciare a spezzare in due tronconi. Però lì sopra, ecco qui vediamo San Nicolò 20 punti, ne hanno approfittato tutte le squadre che si trovavano a 15 punti. Alba, Francavilla, Colonia e Pineto hanno tutte quante vinto e hanno accorciato le distanze dal San Nicolò. Quindi Gianni, un altro rilievo che possiamo fare è quello che pensavamo all'inizio, cioè manca la squadra da battere e tante squadre hanno una importante opportunità, si sta concretizzando. Il San Nicolò mi sembrava la squadra che aveva qualcosina in più rispetto alle altre come organico ed è lì in testa alla classifica, ma non c'è un grandissimo divario con le altre e davvero tutte quante si possono giocare un'opportunità in un campionato che mediamente è sceso, forse anche tanto, di livello tecnico. Questa è una buona notizia perché sai, quando c'erano il Teramo, il Chieti, era difficile per le altre investire o comunque puntare a vincere il campionato, essendoci una squadra così blasonata. Invece qui tutte quante, comunque una parte una di queste, parte della... una buona rosa di squadre può competere per vincere, e questo mi sembra un aspetto molto molto positivo, perché anche con anche non spendendo tanto è possibile, lavorando bene con le giuste osservazioni, con la giusta programmazione, arrivare al risultato pieno. E poi passeremo anche alla parte bassa della classifica. Luca, rimaniamo su questa zona alta perché il Guardia Grele comunque ha dimostrato grande forza fermando il San Nicolò in casa, e dei risultati poi importanti. La vittoria dell'Alba Adriatica a Casalincontrada lo testimonia, ma anche secondo me da non sottovalutare la ripresa del Montesilvano, che sappiamo ha tanti problemi. Poi parleremo anche dell'appello accorato del suo presidente, ex presidente Cozzi, che batte il blasonato Mosciano e lo fa dopo due settimane terribili, dopo un risultato molto negativo, con problemi societari, con problemi strutturali. Quindi mi sembra anche questo un risultato molto importante, Luca. Un risultato importante fatto comunque da una squadra importante, perché il Montesilvano è partito con il chiaro intento di disputare un'altra stagione di vertice. Ha tuttora dei problemi, però comunque ha una rosa piuttosto importante. Per quanto riguarda il Guardia Grele, ci può stare che sia riuscito a pareggiare contro il San Nicolò, perché comunque è una formazione ostica quella di Damiani. Andare a vincere a Guardia Grele non sarà facile
per nessuna. Sinceramente, riallacciandomi anche un attimino al discorso fatto da Andrea, in effetti è vero, ci sono parecchie squadre che a questo punto possono lottare direttamente per il primo posto, perché il San Nicolò non è riuscito a fare il vuoto come sinceramente pensavo potesse fare. Rosa alla mano e soprattutto anche guardando la panchina del San Nicolò, oggi ad esempio mancava Lalli, non ha giocato Lalli, ha giocato Pigliacelli. Lalli, mancava anche Villa. Mancava e anche Villa. E in effetti, insomma. A mio modesto avviso, il campionato lo può vincere e lo può perdere solo il San Nicolò. Poi ci sono tante altre belle realtà che potrebbero essere outsider, ma nel vero senso della parola, nel senso che possono anche insidiare il primo posto. Mi riferisco ad Alba Adriatico e Pineto, che sono due splendide realtà. Beh, della bella vittoria del Pineto parleremo fra poco, perché tu eri a Castel di Sangro, ma anche della vittoria importante del Francavilla sulla Rosetana, c'era Andrea, e anche della bella vittoria del Colonia Paese. Ma guardiamo un attimo la parte destra della classifica, perché qui insomma ci sono le solite note dolenti dell'ultimo posto in classifica. Il Morro d'Oro probabilmente, certo siamo solo a una giornata, però è una squadra veramente in grandissima difficoltà. Sarebbe necessaria una rivoluzione societaria, tecnica e non so di quale altro tipo per togliere probabilmente il Morro d'Oro da questa situazione. E poi la gran bagarre delle squadre sopra il Morro d'Oro, alcune delle quali sono squadre comunque ben attrezzate che faranno di tutto per togliersi, Andrea. Ma il problema del Morro d'Oro è forse un po' di disinteresse, che ormai c'è disamoramento nei confronti della squadra, probabilmente da parte della dirigenza, se c'è ancora una dirigenza, perché comunque in un campionato come questo, una piazza come Morro d'Oro, che comunque ha fatto calcio ad alti livelli, basterebbe davvero pochissimo, neanche tutte queste grandissime risorse per allestire una squadra che possa salvarsi in questo campionato. Lì evidentemente è finito un ciclo sotto tutti i punti di vista, e quindi l'epilogo inevitabile potrebbe essere quello della retrocessione. Però ti ripeto, Gianni, basterebbe poco, a mio avviso, perché il Morro d'Oro possa ritornare a riaprire il discorso della salvezza, se ci fosse un forte interesse a che questo accada. Per il resto rilevo, al contrario di quanto accaduto nelle stagioni precedenti, difficoltà generali delle neopromosse. Quindi, mettendoci il Morro d'Oro che è una retrocessa, le squadre nuove di questo campionato faticano molto. Le neopromosse, se noi andiamo a vedere, Virtus Cupello 6 punti, Martinsicuro 7 punti, Casa d'incontrata da 9, però il Casa d'incontrata era partito con 6 punti nelle prime due partite, quindi certo, da lì in poi si è letteralmente piantato, tant'è che ha cambiato l'allenatore. Mi sorprende Gianni questo, sì, perché in un campionato che abbiamo detto mediamente è sceso di livello, le squadre che salgono dalla promozione, quindi hanno l'entusiasmo, hanno magari anche la forza per approcciare a questo nuovo campionato, stanno trovando queste difficoltà. E tra queste squadre il Casa d'incontrata mi sorprende ancora di più, perché tecnicamente probabilmente vale più di questo posto e di questi 9 punti. Penso che il Martinsicuro, facendo leva su un bomber che sta segnando con continuità come Rossi Finarelli, un allenatore come Fanì che è molto esperto, a lungo andare possa trovare la strada per risalire. Vedremo. Qualcosa da aggiungere, Luca, su questo discorso? Inciso sul Casa d'incontrata, giustissimo quello che dice Andrea, oggi mancavano tre pedine fondamentali, perché Bonelli purtroppo si è strappato in settimana, prima della partita non ha recuperato Marchetti, anche Totò Pasquini era fuori, insomma un'ossatura di esperti che mancava, chiaramente la squadra ne ha risentito. Luca, un'altra piccola considerazione da parte tua, anche in riferimento alle due panchine che sono saltate, perché è saltata quella di Catalano a Roseto al suo posto di Serafino, è saltata, come diceva Andrea, già quella del Casa d'incontrata, via Giurastante, dentro il duo Zuccarini, il ritorno del direttore sportivo Antonio Zappacosta, ma i risultati dicono che questi cambiamenti, nonostante anche i 15 giorni di tempo per lavorare, quindi provare fisicamente, tatticamente e tecnicamente la squadra, insomma i risultati non sono arrivati. Non, cioè forse sfugge un concetto il più delle volte, non è che se cambi l'allenatore risolvi dei problemi che molte volte non sono solo tecnici, a mio modesto avviso. E faccio anche un passo indietro, perché io pensavo che il Casalincontrada potesse veramente essere una
bellissima realtà di questo campionato è fare un campionato diverso. Era partita bene, ma strada facendo si è persa. Ho avuto modo di vedere il Casalincontrada. Secondo me è una squadra non assemblata bene negli uomini. Nel senso, d'accordo, hai davanti Miani e Fusco, che per la categoria non hanno bisogno di presentazioni, ma sempre a mio giudizio non sono compatibili. Io li ho visti giocare, secondo me si pestano, cozzano i piedi, ogni tanto si pestano i piedi anche. Poi, oggi qualche volta è successo, c'era un equivoco riguardante, anche perché Fusco non ha giocato all'inizio, è entrato dopo, riguardante la posizione di Bonelli. A mio modesto avviso un giocatore fantastico, non capisco cosa faccia in eccellenza. Molte volte ha giocato come centrocampista. A mio modesto avviso il suo ruolo principale è fare il trequartista a ridosso delle punte. Adesso non so come intendono impostarlo. Ma poi, anche perché starà fermo per un po', Luca, perché è infortunato. Ma a parte vedremo questo, quanto poi sinceramente, ecco, non mi aspettavo che al posto dell'esonerato Giurastante venisse chiamato un tecnico di categoria. Questo non è escluso che magari possa accadere. Questo me l'aspettavo sinceramente, nel senso, cambi un allenatore comunque bravo, esordiente. Pensavo che la società puntasse su un tecnico molto esperto della categoria, e ce ne sono tanti bravi in giro. Qualcuno l'abbiamo avuto anche qui alla nostra Qualcuno lo abbiamo avuto, ma ce ne sono tanti altri in giro bravi. Senz'altro. Luca, ci torniamo perché sì, abbiamo già pronti i servizi, quindi Roberto, con che cosa iniziamo? Esattamente, è arrivato il momento di scendere in campo e iniziamo con il Colonia Paese, la bella vittoria doppietta di Ferrandina. La partita è terminata 2-0 con l'Angizia Luco, il servizio di Ferruccio Benvenuti, e festeggia anche il Francaville, il 2-1 sulla Rosetana. Andrea Costantini. La tua passione è il calcio? Il tuo sogno è diventare un campione? Parti con il piede giusto. Iscriviti alla scuola calcio del Colonia Spiaggia. Se invece vuoi trascorrere una serata a giocare con gli amici, prenota subito il nuovo campo in sintetico al 346 9713 720. 2-0 netto, che non fa una piega. Il Colonia Paese studia, gioca, al momento opportuno affonda con una doppietta di Andrea Ferrandina, l'Angizia Luco. Recchiuti è rimasto spettatore non pagante in campo. Diverse assenze da una parte e dall'altra, ma a subirne di più saranno stati evidentemente gli ospiti, senza il riferimento di Greco. La cronaca, buon avvio dell'Angizio Luco, mentre il Colonia Paese si prende tempo per studiare appunto l'avversario, tant'è che quando la squadra di Ronci spinge sull'acceleratore è subito pericolosa, con Ferrandina al quarto d'ora, quando impegna severamente Biancone, bravo a chiudere l'angolo basso alla sua destra. La fase centrale è la migliore del Colonia Paese e della frazione, qui Corti non capitalizza un'ottima occasione in mezzo all'area. 24esimo, corner di Colancecco, inserimento di Di Filippo, colpo di testa sul fondo. Al 27esimo la più nitida palla gol per i padroni di casa nella frazione, rifinitura di De Ascanis dalla sinistra, tocco sotto misura in anticipo di Ferrandina. Biancone, sorpreso, si salva con l'aiuto del palo. Sul rimpallo seguente Ferrandina indirizza sul fondo. Chiude la frazione una punizione velleitaria quanto imprecisa di Fidanza. Nella ripresa subito gli ospiti con l'incursione di Ciaffone a portar brividi. Ma è un episodio isolato, poco dopo infatti Ferrandina di prima intenzione dal limite saggia i riflessi ottimi di Biancone, portiere attento anche nel bloccare la punizione di Napoleone. Il Colonia Paese spinge, vuole il gol e lo trova al sesto minuto. Il neoentrato Chiarastella non è impeccabile nel controllo in mezzo all'area di rigore, ma è poi efficace nel rifinire la corrente. Ferrandina è implacabile sotto misura, questi sono i suoi gol. La reazione dell'Angizia è scomposta e inefficace, protesta per un presunto atterramento di Fusarelli, mentre ingenuamente concede al 21esimo il raddoppio ai padroni di casa. Viscogliosi, in ritardo, entra su Ferrandina, Paterna lì nei pressi indica il dischezzo, senza esitare. Implacabile Ferrandina di precisione, si concede un bis al quale oggi teneva particolarmente. Due minuti dopo avrebbe anche il tiro per il tris, ma sarebbe stata una punizione eccessiva per un Angizia Luco comunque generoso e che fino in fondo se l'è giocata a testa alta. Siamo stati un po' ingenui al primo gol e purtroppo capita, è un periodo che ogni occasione ci fanno gol. Insomma, abbiamo subito il primo gol proprio da Polli. Il secondo ancora più ingenui del primo. Comunque penso che abbiamo fatto una buona partita con una bella squadra, avevamo delle assenze importanti.
Speriamo di recuperare qualcuno e penso che in questo modo potremmo giocarcela con tutti. Tanto per cambiare, Ferrandina decisivo, ma un piacere giocare in questa squadra. Sì, sì, sono contento per me e per la squadra. Abbiamo legittimato il risultato giocando dal primo all'ultimo minuto, avendo più e più occasioni, siamo riusciti a concretizzarle oggi. Una dedica particolare? Sì, oggi è un giorno particolare perché ieri è nata mia figlia, Giada. La dedico a lei il gol e la vittoria. La cooperativa Città Futura realizza Abitare Roseto, il quartiere residenziale adatto alle molteplici esigenze della vita moderna con ampi spazi verdi e case pensate per vivere in serenità. Realizza la tua prima casa con noi, ad un passo dal mare di Colonia Spiaggia. Aderisci alla campagna soci della cooperativa Città Futura, con contributo a fondo perduto a partire da 95.000 euro, compreso garage. Abitare Roseto. Info 0861 610 782 o 335 142 34 74. Il Francavilla prosegue la sua marcia di avvicinamento alla vetta della classifica, superando al Valeanzuca, una rosetana che con la guida tecnica rinnovata di Serafino al posto di Catalano ha evidenziato lievi progressi sotto il profilo del gioco, ma il risultato non è arrivato. Francavilla ancora senza Sparacio, fermato da un problema muscolare che dovrebbe tenerlo ai box per qualche altra settimana. C'è Contini a ridosso di Cozzolino, rosetana senza Campanile e Triboletti, davanti Di Giuseppe affianca Improta. Inizio aggressivo del Francavilla che al quarto si fa pericoloso con Cozzolino che raccoglie l'invito di La Selva e conclude di poco sopra la traversa. Le parti si invertono al decimo, il suggerimento è di Cozzolino per La Selva che trova l'opposizione coi piedi di Merletti. La rosetana col passare dei minuti prova a farsi un po' più intraprendente grazie anche alla percussione di Valentini, batti e ribatti, l'ultimo tentativo è di Giuseppe. Ma al 26esimo il Francavilla passa da Coletti a Cozzolino, assist per l'inserimento di Galasso, preciso il diagonale da posizione molto decentrata, palorete e Villa avanti 1-0. Nel primo tempo la reazione della rosetana è tutta nella punizione di Marrone, volo plastico di Bettoni. In chiusura di Frazione è però il Francavilla a sfiorare il bis con la rasoiata di Galasso, palo pieno. Poi Cozzolino è fermato in fuorigioco. Ripresa, il solito Cozzolino smarca Contini che calcia male, ma è una rosetana diversa, più incisiva e Bettoni è costretto agli straordinari. Prima sbarra la strada a Di Giuseppe, poi si ripete su Improta. L'attaccante evita l'offside ma non riesce a superare l'estremo di casa. L'attaccante si rifà dopo due minuti. Al quarto d'ora c'è infatti il pareggio. Azione corale, cross di Di Giuseppe, sponda del neoentrato Di Antonio e appoggio comodo di Improta per l'1-1. La rosetana gioca dunque 5 minuti da faula, ma rovina tutto al 20esimo. Punizione di La Sorda, stacco imperioso di Dicandia, lasciato solo a centro area. Il difensore anticipa Merletti e riporta avanti il Francavilla, 2-1. Vantaggio definitivo, la rosetana ci prova ma non punge. Bettoni blocca la punizione di Marinozzi al 43esimo e certifica la terza vittoria di fila di un Villa che non conosce il segno X. Abbiamo fatto un buon primo tempo dove secondo me il vantaggio di 1-0 era un pochettino striminzito perché avevamo avuto anche un altro paio di occasioni. Il secondo tempo è venuto fuori la rosetana, noi ci siamo abbassati un pochettino, forse meritatamente sono anche pervenuti al pareggio, ma poi penso che abbiamo legittimato col gol di Dicandia la vittoria finale. Forse il primo tempo siamo partiti un po' contratti, sai, quando si cambia allenatore forse... Abbiamo rischiato, però abbiamo dato anche qualche occasione. Poi il secondo tempo penso che abbiamo giocato solo noi. Il Francavilla ha fatto quel tiro, quel gol, poi alla fine abbiamo attaccato, però abbiamo sbagliato qualche gol di troppo davanti alla porta. Mi sembra, Andrea, che da queste dichiarazioni di Serafino il tecnico comunque sia soddisfatto del gioco, anche perché a suo dire nel secondo tempo la squadra insomma, pare abbia giocato particolarmente bene, sì. Sarà un po' sfortunata, confermi? Guarda, nel complesso poteva finire anche pari questa partita, perché a un certo punto quando la rosetana ha preso il pareggio stava giocando molto bene e se il Francavilla non avesse subito rifatto gol, non so, probabilmente la partita sarebbe finita in parità, perché il Francavilla, come ha detto Meco Monaco, si è abbassato un po' troppo all'inizio del secondo tempo,
ha lasciato troppa iniziativa alla Rosetana, ma paradossalmente si è fatta colpire la squadra di Meco Monaco in alcune situazioni di contropiede, e in effetti poi 2-3 gol sono stati mangiati dagli attaccanti della Rosetana proprio davanti al portiere, molto bravo peraltro Bettoni. In effetti il Francavilla ha giocato un buon primo tempo, ha preso anche un palo con lo stesso Galasso, ho visto insomma, bene Cozzolino davanti, bene Galasso, è mancata ecco, un po' di continuità al Francavilla, nel senso che poteva gestire un po' meglio il vantaggio, poi comunque lo ha ripreso e da quel momento in poi la Rosetana ha fatto poi poco per trovare il 2-2. Nel complesso diciamo che la Rosetana non è che mi sia così tanto dispiaciuta, devo dire la verità. Nel Francavilla invece mi piace sottolineare la bella prova degli giovani, under, sì. Degli under. Io l'ho sottolineato più volte nella telecronaca che poi sarà riproposta in questi giorni sul canale 6 Sport, però Spinello, che peraltro l'unico in campo oggi ad aver fatto parte della selezione abruzzese, certo, per la UEFA Regions Cup, quindi Spinello, La Selva e soprattutto Milizia, a me è piaciuto molto Milizia che ha giocato in mezzo al campo con Coletti, il re di vivo Alessandro Coletti, ex di turno tra l'altro, ex di turno tra l'altro, però Milizia mi è piaciuto molto perché ha giocato tanti palloni, lo ha fatto con buona oculatezza, diciamo non ricordo errori da parte sua, li ha sempre giocati bene, quindi devo dire complimenti al Francavilla che può puntare oltre che su giocatori molto affermati come Contini e Sparagio che starà fuori ancora per qualche domenica, ha dei pezzi importanti, Cozzolino che anche oggi ho visto abbastanza in forma, ma anche tre under, questi qui che ho visto davvero molto molto bravi, e avere tre under di buon livello aiuta, specie in questi campionati. Complimenti davvero a Francavilla, secondo posto in classifica, meritato. Però quello che voglio che si capisca, Gianni, è che comunque la Rosetana io non l'ho vista precedentemente, però da quello che ho capito e vedendo soltanto insomma i servizi, oggi ha tenuto abbastanza bene il campo e comunque sia è una squadra che, sai, Marrone, Battista, lì davanti in prota Di Giuseppe, mancava Campanile, insomma non è una squadra, certo, che penso quando sarà a regime possa soffrire per ottenere la salvezza. Certo, mancava Campanile che sì, è fondamentale in chiave di fantasia offensiva, sì, mancava anche Triboletti. Mancava Triboletti. Facciamo rivedere i due gol del Francavilla, perché se andiamo a vedere insomma qualche errore difensivo c'è stato probabilmente con la presenza di Triboletti. Nel primo gol Cozzolino non avrebbe avuto questa libertà per servire Galasso, bravissimo, perché ha trovato proprio come un giocatore di biliardo, sai, però, con la sua stecca. Gianni Cozzolino lui sta molto bene in questo periodo e svaria tanto, non vive soltanto per il gol, fa... infatti si è staccato nel gol, nel sì, primo sì, gol, ma proprio a fare anche nel secondo spazio. Tempo un'azione ha fatto l'assist a Contini, lui si muove molto e non è un riferimento fisso. In quell'occasione ecco anche un terzino si è fatto sorprendere dall'incursione di Galasso e il buon pallone di Cozzolino. Direi che l'assenza di Triboletti si è sentita sul secondo gol. Esatto, andiamola a vedere, perché lì credo ci sia anche la complicità di Merletti, come vedete chiaramente sì, non può saltare. Merletti ci prova, è anche vero che la palla è fuori dall'area piccola quando Di Candia la colpisce, lì soprattutto i compagni di reparto sono stati i difensori a dimenticarselo un po', lui è saltato, ha anticipato, certo, Merletti che arrivava chiaramente dalla porta, quindi, Merletti Triboletti se ha responsabilità stata... sono molto molto limitate, il problema è che non lo hanno, guardate qui, lo hanno proprio dimenticato, sì, sì, sì. Quindi Di Candia poi in queste situazioni è letale. E quindi solo luci per il Francavilla, un po' di ombra ma anche qualche luce per la Rosetana, in bocca al lupo per il futuro. Luca invece, l'altro incontro che abbiamo visto, due cose toccanti, una negativa e una positiva, quella negativa bisogna ricordare Peppe Falasca, il raccoglimento per lui sicuramente emozionante, ma l'emozione quella del grande bomber Andrea Ferrandina, che il gol più bello l'ha fatto sicuramente ieri, o meglio l'ha fatto sua moglie regalandogli la meraviglia della figlia Giada. E quindi oggi si vedeva un Andrea veramente volenteroso, voleva assolutamente il gol, addirittura ha trovato la doppietta, Luca, per lui davvero una bella soddisfazione. Sì, è vero, sono contento per Ferrandina perché fra l'altro lavora tanto per la squadra e è una buona notizia per Ronci anche il fatto che adesso
segni con una certa continuità, anche perché il Colonia Paese fa una buona mole di gioco, probabilmente aveva bisogno di chi poteva buttarla dentro con frequenza, l'ha trovato in Ferrandina, che fra l'altro lavora tantissimo anche per la squadra, attaccando gli spazi. Da questa partita, vedendo il servizio, non mi aspettavo di vedere tutti quegli errori che ha commesso in fase difensiva Langizia Lucco. Che di solito è molto quadrata. Sì, invece è molto quadrata. Però era riuscita ai 6 gol presi col Francavilla. In effetti sì. Sì, dalla debacle amorosa interna, sì, che era una partita strana, è vero. Ma infatti come mai allora questa sì, crisi difensiva del Langizia? Perché io Langizia Lucco l'ho vista in più di una circostanza, mi è piaciuta soprattutto perché è una squadra quadrata, tosta, difficile da affrontare, cattiva al punto giusto. Poi Petrini sta lavorando anche bene, al di là dei risultati che magari in quest'ultimo periodo non stanno arrivando. Sinceramente non mi aspettavo che potessero faticare così tanto in difesa in queste ultime partite. Anche se, ripeto, Langizia Lucco è una squadra tosta, difficile da affrontare. Forse una delle, togliendo queste ultime due partite, è una delle squadre probabilmente più in forma, che possono uscire più facilmente dalla bassa classifica, anche perché è una squadra abituata a lottare per non retrocedere. Spero possano tirare su il presidente Garbuglia, perché 0 punti in 2 partite, 8 gol subiti, no, sicuramente non sono un bel viatico. Ma io parlo perché comunque sì, c'è da riflettere sicuramente, non solo, c'è anche da correggere, perché in 2 partite incassi 8 gol sono tantissimi, soprattutto per una squadra come Langizia. Però obiettivamente parlo perché l'ho vista. Certo. Nulla toglie questo discorso. Due considerazioni, vabbè, sul Colonia abbiamo parlato tante volte, una formazione sicuramente allestita per fare benissimo, lo sta dimostrando, anch'essa seconda in classifica. Langizia ha recriminato su un intervento su Fusarelli. Vediamo se il nostro Jacopo Forcella riesce a trovare nella seconda parte dell'incontro questo intervento a sandwich. Eccolo qua, subito, immediato. Torniamo poi indietro, così andiamo a vedere nel primo momento Moviola questo episodio. Eccolo qua. Prima considerazione, niente, probabilmente inizia fuori, niente, già, ammesso che ci sia contatto. Non c'è assolutamente niente. No, sono d'accordo con Andrea, poi comunque se... Guarda, il giocatore dell'Angizia fa di tutto, fa di tutto per allargare le gambe e cercare il contatto e manco lo trova. Insomma, la Krasić, possiamo definirlo un tuffo alla Krasić questo? Meno plateale forse, non mi esprimo su Krasić. Va bene, Luca Cilli. Sì, io alla Krasić. Va bene. Invece più tardi, nella parte finale dell'incontro, c'è stato il fallo su Ferrandina. Appena rigore. Che probabilmente Non abbiamo capito se in questo momento c'era il Taekwondo, come si chiama, insomma, quell'arte marziale, oppure... Cioè, pazzesco intervenire così. Che gli è andata bene anche al difensore. Non so se è stato ammonito nella circostanza oppure... Credo di perché, sì, però è stato un intervento incredibile, guardate. Sì, cioè, in area di rigore, piedi a martello. Transagonistica, sì, intervento che può essere anche pericoloso, transagonistica, però, insomma. Rigore netto, dai. Va bene, succede. Langizia saprà riprendersi in futuro. Complimenti a Donato Roncia per Letta, che avremo nelle prossime settimane, probabilmente anche domenica prossima, qui in studio. Roberta. Ma proseguiamo allora con la nostra scaletta. È mezzo passo falso del San Nicolò a Guardiagrele, che pareggia 1-1. Il servizio di Massimo Damario, mentre grande soddisfazione per il Montesilvano. 3-1 con il Mosciano. Bruno Barteloni. Decar è a San Nicolò a Tordino in via Galilei 10 e a Giulianova in via Galilei 239. LM Auto, via Statale Sud 149 Silvi Marina, telefono 085 93 54 310. Il Guardiagrele costringe al pari la capolista San Nicolò davanti al proprio pubblico, oggi davvero numeroso al Tino Primavera, come non si vedeva da tempo. 4-1 per Damiani, che propone i suoi con contestabile unica punta, supportato dagli esterni di centrocampo Dragani e Rispoli e con Marrone davanti alla difesa. 4-3-3 invece per Calabrese, che deve fare a meno di giocatori del calibro di Villa e Lalli, ma può schierare Di Camillo, Petronio e l'ex di turno Adorante, qualità e quantità in mediana, ed il trio d'attacco formato da Schiavoni, Pigliacelli e Di Paolo Antonio. Prima della gara, osservato un minuto di raccoglimento, il ricordo di Stefano Di Giorgio, ragazzo in forza alla formazione dei Cordigeri scomparsi in settimana.
La prima frazione è caratterizzata dalla pioggia che cade ad intermittenza. Prima frazione che le due compagini iniziano al piccolo trotto con i teramani che esercitano uno sterile predominio territoriale che potrebbe portare i suoi frutti al ridosso del ventesimo quando la rasoiata al volo di Petronio si perde al lato davvero per pochi centimetri. Appena due giri di lancette e sul fronte opposto l'urlo del gol si strozza in gol ai guardiesi quando la prodezza balistica di Contestabile si stampa sull'incrocio dei pali con l'under Angelozzi ferma a guardare. L'11 di Calabrese alza i ritmi ma la formazione di Damiani non fatica più di tanto a tenere a bada il San Nicolò che riesce comunque a trovare la via della rete proprio al 45esimo. Petronio d'angolo, pennella sul secondo palo, dove Scipioni si fa trovare pronto all'incornata vincente sotto misura. I secondi 45 iniziano con gli stessi 22 in campo, ma il guardiagrele ha un indizio rabbioso, che lo porta dalle parti di Angelozzi per ben 3 volte in 3 minuti. Prima Rispoli, fermato dalla perfetta scelta di tempo di Angelozzi, poi è Costantini da piazzato, deviato in angolo, e dalla susseguente battuta di Dragani e lo stesso centrale difensivo che va ad incornare di prepotenza per il suo primo gol in campionato, che vale l'1-1. Il gol subito non scompone più di tanto gli ospiti, che ricominciano a tessere le loro trame di gioco e costringono sulla difensiva i granati, che ci provano in ripartenza. 23esimo, bravo Rispoli in percussione, ma poi Contestabile in precario equilibrio, non può fare meglio. Il San Nicolò prova a centrare il bottino pieno e prima del triplice fischio ci va vicino in un paio di circostanze, soprattutto in chiusura di tempo, quando Pigliacelli è bravo a eludere l'offside, ma poi spreca con un destro violento impreciso. Finisce praticamente qui e nel dopogara la parola è soddisfazione sia in casa granata che per gli ospiti. Abbiamo provato a vincere, a fare la partita, la prestazione, a mio avviso è stata anche una bella partita, però alla fine non siamo riusciti a vincere, abbiamo preso gol su una disattenzione, su una palla inattiva, ci sta nel calcio, insomma, comunque la prestazione è stata più che sufficiente. Direi che oggi ho visto un grande calcio, due squadre ben organizzate, tatticamente perfette, il San Nicolò è un'ottima squadra, merita la classifica che ha, però veramente noi non siamo state di meno. Mi auguro che continuiamo così perché credo che sia la strada giusta. Da Dazio Noleggi, raggiunto il completamento del proprio parco macchine aeree grazie alla piattaforma da 60 metri, da oggi propone anche le macchine per movimento terra, mini pale e mini escavatori. L'azienda certificata ISO 9001-2000 opera in tutto il territorio regionale, garantendo sempre sicurezza, affidabilità e massima disponibilità verso il cliente. Con Da Dazio Noleggi ti muovi in sicurezza. Info 335 73 63 829 nel web dadazionoleggi.it. CART è il punto di riferimento per chi è alla ricerca di un'idea regalo originale e di tendenza, offrendo la possibilità di scegliere tra centinaia di proposte che spaziano dall'oggettistica da regalo alla pelletteria, dalle penne ai gadgets più curiosi. Il tutto arricchito da un'ampia linea di prodotti a marchio CART, dal design moderno, originale e di tendenza. Se stavate cercando un'idea, l'avete trovata. CART. I said, are you gonna be my girl? Dal 15 novembre 2010, grande novità a Penne. Presso il centro sportivo Sports Park di Contrada Campetto, scuola di pugilato aperta a tutti, con la partecipazione della pugilistica di Giacomo di Montesilvano. Inoltre, non perdere l'evento dell'anno. Il 22 dicembre, presso il Palazzetto dello Sport, c'è in palio il titolo europeo di pugilato dei pesi supermedi, con il grande pugile abruzzese Lorenzo Di Giacomo, che affronta il detentore del titolo, il danese Lolenga Mock. Info e prenotazioni allo 085 82 13 242 Centro Sportivo Sports Park, dove lo sport è di casa. Orgoglio, carattere, impegno e attaccamento alla maglia sono alcune delle tante motivazioni che hanno spinto il Montesilvano verso la vittoria, senza pensare agli innumerevoli problemi di diversa natura che affliggono un organico di indubbio valore e di sicuro affidamento. Battere per 3-1 il Mosciano poi non è cosa da poco. Riuscirci anche attraverso il gioco è un'impresa quasi impossibile su questo campo che ormai non meriterebbe neanche più di essere calpestato. Che la squadra di Tatomir fosse in palla lo si è avvertito sin dalle prime battute. Gasprino, a tu per tu con il portiere, tenta di scavalcarlo con il più classico dei pallonetti. Una simile indecisione penalizza l'attaccante moscianese Palombizio, lanciato a rete, che sceglie invece la soluzione peggiore. Ma resta pur sempre il Montesilvano la squadra più vivace in avanti, grazie alle incursioni di Vespa, che al 40esimo ha un guizzo che non viene raccolto dai suoi compagni, proprio sulla linea di porta.
Ma ad un minuto dal riposo l'identica giocata viene invece raccolta da De Filippis, che si fa trovare pronto al momento di concludere. Ci si aspetta la pronta reazione degli ospiti nella ripresa, ma se escludiamo questo colpo di testa di Palombizio, è sempre il Montesilvano a fare la partita. Qui è De Filippis a tergiversare troppo, il suo tiro viene ribattuto. Poco dopo il capitano ci prova con un fendente dalla sinistra che mette in difficoltà il portiere. Sulla respinta Vespa non perdona e firma il 2-0. Partita virtualmente conclusa, ma il passivo si fa ancora più pesante quando al 72esimo De Filippis firma la sua personale doppietta con una calibrata punizione. Solo nel finale la reazione è giallorossa. La rete di Palombizio è spettacolare quanto inutile ai fini del risultato finale. Peccato per Melchiorre quando al 90esimo si vede respingere una violenta incornata sotto porta. Alla fine vince meritatamente il Montesilvano, che in questa giornata fausta scopre di avere Santi in paradiso. Ma noi non abbiamo mai perso di vista quelli che sono gli obiettivi calcistici. La scorsa settimana abbiamo sbagliato una partita, era la prima. Ci siamo messi sotto, abbiamo lavorato, ma il fatto di aver vinto oggi non significa che non eravamo brocchi di 10 giorni fa, non siamo diventati una Real Madrid adesso. La giustificazione, gli alibi non fanno parte del mio modo di pensare né del modo della mia squadra. Oggi abbiamo perso meritatamente, abbiamo offerto una prestazione nettamente al di sotto di quello che possiamo fare, di quello che abbiamo dimostrato di saper fare durante il corso del campionato. Tuttavia sono giornate che possono succedere. Sono quelle classiche giornate dove non ti riesce niente, dove gli avversari sono più tonici, ci può essere, bisogna soltanto resettare tutto e ripartire e tornare ad essere quelli che siamo stati d'altronde fino a 7 giorni fa. Eccoci tornati in diretta qui dallo studio centrale. Prima di commentare i servizi abbiamo al telefono l'ex presidente a questo punto del Montesilvano, Alessandro Cozzi. Buonasera Cozzi. Buonasera Gianni, buonasera a tutti. Allora, siamo qui insomma nuovamente per parlare di questo Montesilvano, ma soprattutto a livello dirigenziale, perché è cambiato poco da quando lei ha avuto questo sfogo, si è dimesso dalla carica di presidente. So che ci teneva insomma ad invitare gli imprenditori sportivi che sono nell'entourage, nella zona di Pescara, ma non solo, a farsi avanti per non, come dire, perdere questo patrimonio importante, no, della città di Montesilvano calcistico. E anche oggi questo risultato testimonia che tecnicamente questa è una squadra che può fare ancora benissimo, quindi sarebbe un peccato abbandonarla a se stessa, no? Gianni, io per quanto riguarda il risultato sportivo non avevo dubbi. Hanno steccato i ragazzi la settimana scorsa, ma purtroppo tutte queste vicende che si susseguono purtroppo non fanno avere la mente lucida ai ragazzi. Però io più che salvaguardare il patrimonio del Montesilvano, io questi ragazzi gli darei la medaglia d'oro, perché sono ragazzi, ma non solo i giocatori, pure lo staff tecnico, il mister, il team manager, il preparatore, cioè tutti, sono un gruppo fantastico. E purtroppo chiaramente io mi sono dovuto fare da parte, perché non ci sono a oggi i requisiti minimi per portare avanti la situazione. E allora che può succedere? Cosa può succedere? Questo è quanto. Ecco, cosa può succedere da qui a qualche settimana o addirittura a qualche mese se nessuno si dovesse far vivo? Cioè, come si fa ad andare avanti in questa situazione? Gianni, questa è un'interrogazione che probabilmente verrà fatta all'intera città di Montesilvano. Se poi chiaramente il calcio non interessa a nessuno a Montesilvano, purtroppo io non posso fare il salvatore della patria, perché non ho le capacità di farlo. Ma c'è qualche trattativa in corso in questo momento con qualche gruppo, con qualche imprenditore singolo? Gianni, parlare di trattativa è una cosa già avviata. Si stanno avviando diversi discorsi. Va bene, noi allora facciamo, come dire, gli in bocca al lupo al Montesilvano, al suo ex presidente. Speriamo si trovi una soluzione, insomma, per il bene anche del calcio. Grazie per essere intervenuto. Grazie a te Gianni. Buonasera. Allora, torniamo invece all'aspetto tecnico, che ha visto un Montesilvano sicuramente in grandissimo spolvero, come al solito con i suoi due pezzi da 90, Vespa e De Filippis, Andrea, che si trovano a meraviglia.
Vespa continua a essere un assist man di altissimo livello, e Davide, che De Filippis, che invece faceva il Vespa fino a qualche anno fa, è sempre più goleador, mi sembra, si è un po' trasformato con gli anni. Ma Montesimano è una delle squadre più tecniche del campionato ed è davvero bizzarro capire, vedere la squadra forse la più tecnica del campionato che gioca su un campo del genere. Però tant'è, magari il San Nicolò a livello di rosa ha qualcosa in più a livello fisico, atletico, però forse tecnicamente il Montesimano è la squadra che è più dotata da questo punto di vista. Hai detto tu, sono due giocatori che fanno la differenza. Serviva dare una risposta perché contro lo Sporting Scalo aveva perso e male, malissimo il Montesimano, quindi bisognava dare la scossa. Certo è, io comprendo le parole del presidente o dell'ex presidente Cozzi quando dice che bisogna fare un monumento, nel senso, il significato è, con tutto quello che sta succedendo, polemiche, difficoltà ad allenarsi, che poi è la cosa che riguarda di più i giocatori, la difficoltà proprio di allenarsi in settimana, sai, poi scendere in campo non è facile, quindi da quel punto di vista va lodata ragazzi la squadra, e va compreso perché questa squadra ha accusato qualche passo falso di troppo, l'ultimo contro lo Sporting Scalo, ma anche precedentemente qualche partita poteva essere gestita meglio. Luca, invece questo Mosciano, Grillo ha detto oggi una giornata no. Il Mosciano, devo dire la verità, a me è una squadra in un campionato comunque tecnicamente povero, bisogna ammettere questo, perché anno dopo anno l'eccellenza perde sempre qualcosina a livello tecnico. Il Mosciano è una delle poche squadre che gioca a calcio e che ti fa divertire quando la vedi. Il problema del Mosciano è che pur avendo un'ottima rosa e a mio modesto avviso il miglior fuori quota del campionato, ovvero Pallitti, è una squadra che manca di continuità. Se fosse un po' più continua nei risultati, per me potrebbe davvero insidiare il primo posto attualmente occupato dal San Nicolò. È una squadra che a me piace tantissimo, il Mosciano. Il problema è che non è continua, cioè una partita la vince, l'altra la perde, poi magari torna al successo, insomma deve... Soprattutto quest'anno rispetto soprattutto scorso, quest'anno, deve riuscire ad affilare un filotto di risultati utili positivi e poi secondo me ha tutte le carte in regola, perché ripeto, è una insieme all'Alba Adriatica. Qui va un bizzo davvero, è un gol, complimenti. Questo è un gran gol, è una delle poche squadre che gioca a calcio. Benissimo. L'altro incontro invece, anche lì momento toccante, si è ricordato Stefano Di Giorgio del Cordigeri, squadra di seconda categoria. Un buon guardiagrele mi sembra, Andrea, perché insomma per fermare San Nicolò, ricordiamo, San Nicolò privo di Lalli e Villa. A mio avviso il 50% della squadra da un punto di vista offensivo. Beh, mancano i gol, manca il carisma, sono due giocatori che garantiscono tanto sotto questo profilo, quindi due assenze pesantissime. Tra l'altro il ritorno di Adorante nella sua guardiagrele, lui che insomma ha vinto campionati, capitano già del guardiagrele, quindi è un momento particolare per lui. Eccolo qua, tra l'altro Adorante premiato. Mi aspettavo che il guardiagrele potesse comunque bloccare il San Nicolò, non solo per l'assenza del San Nicolò ma anche per la consistenza della squadra di Damiani. Devo fare i complimenti alla dirigenza del guardiagrele che ha allestito una squadra giovane, brillante, che rispecchia il carattere e il modo di lavorare del suo allenatore. Complimenti anche a Damiani, perché il guardiagrele negli ultimi tempi si era un po' assuefatta a campionati di medio-basso livello con salvezze molto rocambolesche, sofferte, diciamo, rocambolesche sofferte. Evidentemente quest'anno per la squadra, per come è stata allestita, per come stanno lavorando, evidentemente si toglieranno più soddisfazioni, e se insistono in questo modo, se giocano con scioltezza, con brio e senza pressioni, magari possono anche puntare a un piazzamento playoff, perché no? Avrei una domanda da fare un po' molto velocemente ad Andrea e Luca, ma secondo voi quindi quale squadra può dare maggiormente fastidio al San Nicolò? Domandone, perché io ho detto è abbastanza livellato, sì, hai detto guarda prima, se guardiamo allora la consistenza tecnica della squadra, io prima ho detto Montesilvano, anche se ora ha 15 punti, però insomma c'è tempo per recuperare. Però il Montesilvano ha questo handicap degli allenamenti, della situazione societaria e quant'altro. Per le altre è davvero difficile, perché io non riesco a metterle lì
a fare una graduatoria tra le squadre che si trovano a 18 punti livello, o anche lo stesso Mosciano. Magari guarda, qualche episodio darà la scintilla a una di queste squadre per crederci, e quella squadra lì magari potrebbe insegnare il San Nicolò. Però al momento non riesco a vedere un motivo per cui il Francavilla dovrebbe essere meglio del Colonia Paese, il Colonia Paese deve essere meglio dell'Alba Adriatica e quant'altro. Perché sono d'accordo su questo discorso? Velocemente, sì, perché dobbiamo, sì, far vedere altri, sì, servizi. In parte d'accordo, ma a differenza di Andrea, rispondo a Roberta, dico due squadre, Alba Adriatica e Mosciano, perché le ho viste entrambe, perché giocano a calcio e il gioco paga. Bene, vedremo. Staremo a vedere. Ma andiamo avanti con i servizi. Insomma, giornataccia per il Casalin Contrada, 1-3 con l'Alba Adriatica, ce lo racconta Jacopo Forcella, mentre il Castel di Sangro perde con il Pineto per 0-1. Luca Cilli. Nonostante la sosta, l'Alba Adriatica continua ad essere il rullo compressore che conoscevamo già. De Amici si infila il sesto risultato utile consecutivo e vola a ridosso delle primissime. A farne le spese il volenteroso Casalin Contrada del neotecnico Zuccarini, costretto per di più a dover rinunciare a Bonelli e Marchetti, problema per lui al quadricipite della coscia destra in fase di riscaldamento, sostituito da Longo. I due corner in apertura su cui Nescarpetti, Alto, Nerridolfi, a lato riescono a scardinare lo 0-0 sono l'antipasto di una prima frazione che si accende solo alla mezz'ora col gol rosso-verde. La conclusione di Kevin Liguori trova la deviazione fortuita di un difensore casalese, traiettoria troppo insidiosa anche per Di Giuseppe, costretto a capitolare, ma spettatore tre minuti più tardi del pareggio lampo dei suoi. Faietta verticale per l'inserimento a fari spenti proprio di Longo, che anticipa Miani e serve a montanare il più facile dei palloni per l'immediato 1-1. Casalin Contrada che ha la biglia del sorpasso ancora con il numero 7, imbeccato dal taglio di Vespucci, ma solo di un soffio impreciso al momento di battere Moretti. Nell'occasione, infortunio per Massimo De Amicis, al suo posto De Berardinis. Scampato il pericolo, l'Alba, cinica quanto basta, trova lei l'1-2, a serviglielo su un piatto d'argento lo sciagurato retropassaggio di Di Felice, su cui Ridolfi si avventa per il lob che batte di nuovo l'estremo casalese. Rosso-blu, oggi in tenuta gialla, che protestano per la trattenuta su Vespucci e si mordono le mani quando Di Felice non arriva per un soffio sul piazzato sempre del 10 di casa. Ripreso in tono minore, Moretti non trattiene un corner ancora di Vespucci, ma Scaramazza è bravo a sventare la minaccia di Felice. Sull'altro fronte, un rinvio errato per poco non innesca la conclusione di Antonacci. L'ingresso di Fusco dà al Casale un riferimento in più davanti, l'ex Mosciano ci prova due volte senza fortuna. Prima che la discesa, targata Padovani con la respinta maldestra di Torsellini, apra un'autostrada per il destro sotto misura e imparabile di Di Giorgio. Alba che nel finale potrebbe dilagare, se non lo fa è perché imprecise sono le conclusioni comode di Padovani prima e Aloisi poi. E così l'1-3 finale consegna a De Amici su una squadra in piena salute, candidata come lo scorso anno a un ruolo da copertina, mentre si lecca le ferite il Casale, recuperando qualche elemento e con qualche errore in meno in fase difensiva, la strada potrebbe farsi meno in salita di come appare oggi. Ah, sì, c'è tanto da lavorare, però non è andata bene solamente dalla, se la vediamo dal punto di vista del risultato. A me mi è parso un buon Casale che è peccato solamente nelle, una defezione sul secondo gol, una defezione difensiva e un'autorete. Per il resto quasi tutto il secondo tempo abbiamo fatto noi la partita, poi il terzo gol eravamo tutti in avanti, è ovvio che la partita, diciamo, che era terminata. Per il resto ho visto grossa concentrazione, ho visto dinamicità, penso che siamo sulla strada giusta. Io ripeto, non posso chiedere di più a questa squadra, in questo momento veramente stiamo facendo il massimo, i ragazzi cercano di giocare come il nostro solito, lottano su ogni pallone, questo era un campo anche difficile, insomma, con una squadra secondo me qualitativamente buona, Casalin Contrada ha degli ottimi giocatori. Noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, difenderci bene, fare una buona fase di non possesso e poi ripartire negli spazi che ci concedeva il Casalin Contrada, e così è successo, così è stato e alla fine penso che la vittoria sia importante e ineccepibile, insomma, non c'è niente da obiettare. Eurocom Distribuzione SRL, esclusivista delle migliori marche del settore ricambi auto. Uscita a Pescara Nord, Città Sant'Angelo. Nel web www.eurocomdistribuzione.it. Le Caic, pizzeria, ristorante, gelateria, snack bar.
specialità pesce, via al mare, Scerne di Pineto. Info 338 24 01 052. Le Caic, il tuo viaggio alla scoperta del gusto. Poi vince la classe, vince l'esperienza, di dicevo, di Pica. È sempre Luca Pica, il giustiziere del Castel di Sangro. Anni or sono lo fulminò con una botta da fuori, ora lo affossa con un piazzato alla mezz'ora della ripresa. La rete del mediano lancia in orbita il Pineto. Al contrario, spinge sempre più giù i castellani, incapaci in 90 minuti di tirare in porta con una certa pericolosità. Considerando che i guai non vengono mai da soli, i giallorossi dopo un quarto d'ora devono rinunciare per infortunio ad Amico, cioè l'unico potenzialmente pericoloso in una prima linea assolutamente asfittica. 4 reti, 9 gare ne sono la prova più lampante. Senza nemmeno faticare più di tanto, il Pineto ottiene più di quanto probabilmente si era prefissato di raggiungere alla vigilia. Lo fa con pieno merito perché, fra le due sfidanti, è quella che ci crede di più, sorretta anche da un'organizzazione di gioco invidiabile. Merito di Lino Ciarrocchi, che da una rosa sulla carta buona ma non eccelsa, sta tirando fuori il massimo. E la stupefacente classifica dei biancazzurri è assolutamente meritata. Classifica che invece mette impietosamente a nudo tutti i limiti di un Castel di Sangro in piena crisi di gioco e di risultati. Il tecnico monaco sta facendo il massimo, ma è chiaro che se non avrà i rinforzi adeguati anche lui potrà fare davvero poco. Non avendo attaccanti non ci possiamo inventare ed andare noi in campo e fare gol. Speriamo che più presto viene qualche attaccante a darci una mano. Nel complesso è stata una partita giocata a ritmi importanti, ottima a livello fisico dopo 2 settimane di stop, una bella gara, se uno deve trovare il pelo nell'uovo e poi parla con i ragazzi. Adesso abbiamo una buona classifica, però diciamo che il nostro primo obiettivo è la salvezza, perché è per quello che è stata fatta questa squadra, poi man mano si vedrà. Sempre assolutamente modesto Lino Ciarrocchi, chissà se lo pensa veramente questo discorso, Luca, della salvezza, no, troppo, il Pineto. Troppo modesto Lino Ciarrocchi, sinceramente. E questo perché, insomma, Pineto... Però no, vabbè, ma lui è giusto che dica così, perché poi nel calcio mai dire mai, Lui è giusto che dica così, è giusto che ai suoi ragazzi faccia capire che l'obiettivo primario deve rimanere la salvezza, ma il Pineto... è una bella realtà. Oggi l'ho vista a Castel di Sangro, una squadra che sa quello che vuole, tosta, quadrata, molto abile nelle ripartenze. Non aveva iniziato benissimo il primo tempo, nel senso che ha tenuto benissimo il Castel di Sangro, che è una squadra in grossa difficoltà, e poi diremo anche perché. Però quando ha avuto la possibilità ha colpito, ma non con la necessaria cattiveria. Nel secondo tempo poi è riuscito a piazzare il colpo vincente e ha vinto meritatamente. La classifica parla chiaro, lì stanno facendo veramente qualcosa di importante. Però perché stanno facendo qualcosa di importante a Pineto? Perché già dalla passata stagione c'era un progetto ben chiaro, così affidato, come Adriatica. Così come Alba Adriatica, quindi... Non spendendo nulla, tantissimo, insomma. Ma a proposito, apro e chiudo parentesi, bravo a Romanelli che ha trovato i giocatori adatti al progetto Pineto, che ha un'ossatura, a mio modesto avviso, buona, perché Gianfranco Di Furia, Macera, Pica, Scioffolan, che oggi ha fatto una grossa partita, più dei giovani veramente interessanti. Insomma, davvero complimenti al Pineto, anche perché davvero una società seria, preparata, che sa di calcio, e si stanno togliendo belle soddisfazioni che sono frutto della programmazione. Per quanto riguarda il Castel di Sangro, sinceramente dispiace anche vedere il Castello in queste condizioni, un Castello che era abituato fino alla scorsa stagione a lottare per la Serie D. È una squadra in grossa difficoltà, nel senso che in 90 minuti non è possibile non fare nemmeno un tiro in porta seriamente pericoloso. Ha delle grosse lacune a livello di rosa, mancano gli attaccanti, Monaco sta facendo il possibile, ma è chiaro che, come ho detto nel servizio, se la società non li fornisce gli uomini che in questo momento il Castello necessita,
davvero il Castel di Sangro rischia grosso quest'anno, sì. Vedremo. Per quanto riguarda l'altro incontro, invece, Andrea, abbiamo parlato delle assenze importantissime del Castel in Contrada, del cambio in panchina. Ricordiamo che l'Alba ha perso quasi subito De Amicis, che è il perno della squadra, nonostante tutto questi tanti giovani che Edmondo De Amicis, il mister di cui dispone, insomma, stanno facendo bene, anche se a rivedere gli episodi Casale è sicuramente sfortunato. Il primo gol è stato tenuto dall'Alba con questa deviazione, il secondo gol poi dopo il pareggio, ecco, del Casale in Contrada che vediamo qui con Montanaro, il secondo gol dell'Alba Adriatica è arrivato anche questo con una disattenzione. Insomma, forse non c'è questo problema così grande per il Casale, ci vuole un po' più di attenzione e un po' di pazienza, Andrea? Ma non so, qui errore di Felice, Andrea, sei di punti Felice. Sei punti in due partite, poi tre punti in tutte le altre, evidentemente qualcosa non va, un allenatore è stato cambiato, quindi evidentemente problemi ci sono, questa squadra non rende per quello che potrebbe, e ridurre il tutto a disattenzioni o episodi. Il tiro di Liguori è stato deviato, va bene, il secondo gol però è un errore madornale, errore madornale, quindi giustamente paghi dazio per quell'errore che hai fatto. Poi oggi si affrontavano una squadra che è ancora alla ricerca evidentemente della sua identità, che va delle assenze, e l'altra squadra che, come diceva Luca, è frutto di programmazione, è una squadra quadrata, e Alba e Pineto sono due tra le squadre più quadrate di questo campionato. Magari l'Alba è un po' più sbarazzina nell'atteggiamento, il Pineto è una squadra un po' più solida, che magari sì, si concede poco allo spettacolo, però difficile fare gol al Pineto, e quando ti colpisce difficilmente poi riesce a controbattere. L'Alba è una squadra ancora più giovane del Pineto, quindi ancora più sbarazzina, che gioca, appunto, come ho detto prima, per le guardie grelle, gioca senza pressioni, quindi il risultato di oggi è il frutto di tutto questo. Quindi Casale in Contrada deve cambiare registro, non solo negli episodi, nella poca attenzione, e in generale la squadra deve tornare su. L'Alba invece è una squadra che va quasi con il pilota automatico, e quindi per quello che ho detto in precedenza è una squadra che non si deve porre dei limiti, e forse non dovrebbe farlo neanche il Pineto, però io capisco anche che loro dicano l'obiettivo è la salvezza. No, ma è giusto che parlano però così, Andrea. Nel complesso, diciamo, queste sono squadre certi, che non sono delle mine vaganti, e quello che viene, insomma. Assolutamente. Gianni, io volevo riallacciarmi, sì, al discorso di Andrea, che ha parlato dei ragazzi dell'Alba Adriatica, sì, che fra l'altro se li fa in casa i giovani, perché molti parlano di far giocare i ragazzi, magari lo fanno, però li vanno a prendere da altre società. Certo. L'Alba Adriatica se li cresce in casa, e sono dei giovani veramente interessanti. Non so, magari se devi mettere un fuorigioco, no, in più non si fa, infatti, un problema. No, ma io una cosa non riesco a capire, Andrea, poi anche nelle categorie superiori si parla tanto di abbassare i costi, di dare spazio ai giovani, poi nessuno pesca da queste categorie e da queste società. D'Alba Adriatica, secondo me, c'è da attingere a livello di giovani a piene mani. Poi un'altra domanda, Gianni, sì, e chiudo. Sì. De Amicis cosa fa ancora su una panchina di eccellenza? Grande allenatore. E Padovani cosa fa in eccellenza? Insomma, salta, sembra Crouch, in versione scura di Crouch, ovviamente, perché Padovani è molto più scuro, più abbronzato di Crouch. Eccezionale nelle ripartenze, soprattutto in progressione, è un giocatore di 3-4 categorie superiori, non soltanto una. Comunque, siamo in chiusura. Però non faccia troppi danni fuori dal campo come Crouch. Assolutamente no, mi auguro per lui. Andiamo a vedere le ultime due schermate, perché siamo in chiusura. La prima, Roberta? È proprio Padovani dell'Alba Adriatica e Manno guidano la classifica a marcatori con 7 reti. Seguono Rossi Finarelli del Martinsicuro, Villa del San Nicolo 6, Ridolfi dell'Alba, Pallitti del nostro Luca Cilli del Mosciano, Lalli Aleandro del San Nicolo 5, Cozzolino del Francavilla, Dragani del Guardia Grele, Antenucci, Vespa del Monte Silvano, Valbonesi del Montorio 4. Fermiamoci qui. Allora, un solo nome per ognuno di voi, una scommessa. Su chi scommettereste quest'anno? Su... vabbè, una scommessa sicura, Leandro Lalli. Giochi facile. Vabbè, Lalli poi. Una scommessa sicura, Lalli. Sì. Sorpresa, Pallitti, perché a me, ecco, piace Pallitti, tantissimo. Sei innamorato, va bene. Allora, Lalli me lo tengo come riserva, dico Rossi Finarelli. Vedre, addirittura. C'è una squadra, allora sta segnando con continuità e non gli capitava da qualche anno. Bene. Ha una squadra che gioca per lui. Benissimo. È una squadra che si deve salvare, sono le condizioni per essere pronostico intelligente di Andrea. Vediamo un po'. Non facilissimo da considerare. Bravo.
L'ultima schermata, Roberta. Vediamo allora il prossimo turno: Alba Adriatica, Angizia Luco, Montorio, Cologna Paese, Mosciano, Morro d'Oro, Pineto, Francavilla, Rosetana, Martinsicuro, San Nicolò, Castellisangro, Spallanciano, Montesilvano, Sporting Scalo, Guardia Grele, Virtus Cupello, Casa Rincontrale. Ricordiamo che l'anticipo è proprio il derby teramano tra la Rosetana e il Martinsicuro. Quale partita vorreste andare a vedere voi due? Ammesso che, insomma, Luca probabilmente una di queste la seguirà proprio. Alba Adriatica, Angizia Luco. Non avevo dubbi. Come finirà? Ah, questo non lo so, perché è una partita aperta. Appunto per quello vorrei andarla a vedere. Invece Andrea? Secondo te? Vedremo. Dove potrei andare io? Secondo me andresti a vedere Rosetano Martinsicuro, forse. Invece io no? Forse mi andrei a vedere più Sporting Scalo Guardia Grele. Avrei detto anche Virtus Cupello Casa Rincontrata, considerando... Come seconda scelta. Ecco, hai visto la tua predisposizione. Va bene. Stiamo un po' scherzando in questo finale, per chiudere con il sorriso come di solito facciamo. Io ringrazio personalmente i miei colleghi, quindi Andrea Costantini, grazie Andrea. Ciao a tutti e buonasera. Ci vedremo domenica con te dalle 20 con la breve introduzione sul pescare e poi tanta C e D con tutti i servizi. Luca, ci vedremo sui campi naturalmente. Quello senz'altro. Grazie Andrea. Grazie a te. Fammi ricordare, l'ho fatto anche ieri, lo faccio anche stasera, c'è l'appuntamento infrasettimanale con la Serie D, quindi certo. Appuntamento ore 20, mercoledì sera, tutti i gol delle abruzzesi di Serie D con qualche altra chicca come sappiamo fare noi, dalle ore 20 alle ore 21. Su 6 Sport, 6 News e Sky 910. Grazie caro Roberto. Grazie a te Gianni, grazie a voi per averci seguito. E ci vediamo quindi domenica prossima, grazie.